senatrice Enza Blundo, vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza del Movimento 5 Stelle. Con la tutela del minore attraverso la tutela della famiglia d'origine è un principio costituzionale da salvaguardare. Sì, assolutamente, perché viene riconosciuto nelle varie normative che si sono susseguite negli anni, è stato riconfermato anche su questa legge dell'affido condiviso che è stata promulgata a febbraio di questo anno, però in realtà non viene applicato o quantomeno non esiste una definizione chiara di come debba essere applicato e quindi si ricade troppo spesso nell'affido con la prevalenza, ma in questo modo non si tutela la famiglia d'origine, che già va tutelata prioritariamente nei casi di interventi per allontanamento dei minori, perché quello che sta accadendo negli ultimi anni è assolutamente disdicevole. Però l'importante è che venga tutelata la famiglia d'origine proprio nel ruolo di responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi. Allora, a tal proposito io ho presentato un disegno di legge che ancora non viene depositato ma è in lavorazione, perché noi lo abbiamo già messo sull'Ex, che è la piattaforma che utilizziamo come Movimento 5 Stelle, ma che continuerò a condividere con le associazioni, con tutti gli esperti del settore, affinché venga tirata fuori la normativa più adeguata, proprio a garantire che il minore abbia sempre e comunque due genitori che prendono cura di sé e che hanno una responsabilità genitoriale che permane e che non diventa una lotta tra i due genitori con conseguenze devastanti per il minore stesso.